ridi? No, perché non mi sembra vero di essere in questo posto stupendo insieme a te. Chi l'avrebbe detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto che Daniel sarebbe riuscito a convincerti a uscire con me? Beh, mi ha raccontato, insomma, che dietro quel tuo sguardo un po' da ragazzo ribelle si nasconde una persona con un cuore grande. È proprio il numero uno, anzi. Aspetta che lo chiamo, eh? No! Perché no? Perché siamo qui io e te? Ma perché il telefono di Daniel? Dimmi perché il telefono di Daniel! Non posso. Dimmi perché il telefono di Daniel! Perché io... sono Daniel. Io non ti bacio. Come, scusa? Io non ti limono! Perché? Perché tu non sei Ludovica. Figurati se Daniel Marangiolo, che non riesce a convincere nemmeno sua nonna a dargli un bacio sulla guancia, riesce a convincere te, un ultra fregna di terzo livello, a uscire con uno come me. Ma non scherziamo, dai, tu sei un fake! Ma che succede? No, il tuo amico è psicopatico. Cioè, ho provato a baciarlo e è scappato. Come è scappato? No, allucinante, guarda. Daniel, non ti dico, non so cosa ho in questo periodo di sbagliato, non mi vuole nessuno. Ludovica, ma che dici? Ma tu sei stupenda, sei fantastica, sei una ragazza incredibile. Hai carattere, sei determinata, sei generosa. Sei la ragazza perfetta. Ma perché io e te non... A me piacciono le vecchie. Come le vecchie? Piera! We say we were good together. Ciao, Jacopo, piacere. Martina. Come mai hai scelto questo posto orribile per vederci? Ah, ma perché devo comprare da fumare dal mio ex? Sai, lui spaccia! Ciao, Tocumbo! Ehi, ciao amore, ti ho portato da fumare. E tu, dacci dentro che è una bella cavalona. Dai, sei matto! Ma cosa ho fatto di male per conoscere sta gente? Ma sai che io cosplayer li trovo davvero sexy, mi piacciono un casino. Ah, ma non te l'ho detto? Io sono un grandissimo cosplayer. Sì? Eh sì, certo. E quindi ti travestiresti per me? Ma certo, tesoro. Ma chi vuoi che diventi? Il folle Joker? Il temibile Darth Vader? O il possente Thanos? La principessa di Frozen. Come la principessa di Frozen? Sì, travesti di Elsa, dai! Sei sicura di quello che mi stai facendo fare? Sì, sei così sexy, Elsa. Voglio giocare con te. E che fai con la frusta? Sì, qua che te frusta! Aiuto! Vieni, aiuto! Qua. Vieni! 118! 118! Ma hai preso l'iPhone nuovo? Ah sì, l'ho preso il mese scorso. Oh, che figo! Ma chi è questa vecchia maiala sullo sfondo? È mia madre. Vabbè, però in forma. È morta 2 anni fa. Il corto, per favore! Daniel? Sono la madre! Ah, piacere, Martina. Piacere tuo! Ah, scusi, ma perché lei è qui? Preselezione naturale! Hai presente Darwin? Ah, il programma di Bonolis! Appunto! Quanti follower hai su Instagram? Più di 2 milioni. Troppo famosa! Ma quindi Daniel è gay? Omofoba! Jacopo, guarda che io sto arrivando, 2 minuti e sono lì. Tranquilla Ludo, non ti preoccupare, ci sono anche un paio di miei amici, è un problema per te? No, vabbè, tranquillo, non c'è problema.
qua. Un po' di vino. Che cos'hai? No, è che stare nel locale mi mette un po' di disagio. Perché? E non ho avuto una bella esperienza col mio ex, per un mio errore. Dai, racconta. No, dai, non mi va, veramente. Tranquilla, non mi scandalizzo, racconta. Ok, niente. 2 anni fa siamo andati in un locale qui vicino a casa e ordinavo da bere. Lui prende la birra, io, visto che sono astemio, prendo l'acqua. Faccio per avvicinarmi la bottiglia e patatrac, gli faccio cadere la birra e l'acqua addosso. Guarda, nel bel mezzo della serata, uno schifo. È imbarazzante. Già. È deplorevole. Sì. Ma è terrificante. Addirittura? Non mi sembra una cosa così grave. Ah no? E tu come mi definiresti il fatto che sei astemia? Eh no, cara mia, perché io posso accettare tutto. Va bene ladra, va bene assassina, va bene sterminatrice dei popoli, ma astemia no! Esci da questo corpo! Via, via! L'acqua va usata solo per le benedizioni! Ma questo è scemo! Esci e vai a bere! Buonissimo! Puoi dirlo forte anche se... che pienezza, eh! Ah, chi lo dici? Perché mi guardi così? Perché hai un sorriso bellissimo. Davvero? No, c'hai un Titanic nei denti. Cioè si vede anche di caprio lì tra i canini. Guardalo lì. No, aspetta. Ma guarda che te li pulisco io, eh. Ma ti porto l'autolavaggio. Poi il limoniamo duro che è una... Vabbè. What?